Oggi Luigi Di Maio, abbastanza indispettito, ma non con Conte, ma col Partito Democratico, ha proposto i 20 punti del suo programma di governo a Conte, che sarebbero questi 20 punti da condividere con il Partito Democratico. Ma più che una di condivisione, Di Maio dice o si fanno o si va al governo e aggiunge e anche presto, quindi abbastanza innervosito dal PD che non parla di programmi, ma parla solo di poltrone, ministeri, sottosegretari, nomine di qua a destra e a sinistra e di vicepresidente del Consiglio. E al posto che il PD di parlare di programmi, dice no, tu non puoi fare il vicepresidente del Consiglio perché Conte è già un vostro uomo. Quindi, mentre il Movimento 5 Stelle presenta un programma, il PD parla di poltrone. Ma questo nel Movimento 5 Stelle dovevano immaginarselo. Loro sono nati come un movimento rivoluzionario contro la casta, proprio contro questo tipo di partiti che sono lì al potere spartendosi stipendi e ministeri e cariche, e adesso che volete fare un governo con loro dovete capire che loro sono così, loro sono il sistema, quello che voi volevate combattere. Però purtroppo per non sparire dalla scena politica, visti i sondaggi che vi davano in discesa, la fine del secondo mandato, avete deciso che per mantenere anche voi la poltrona dovevate allearvi con quelli che voi combattevate. Quindi adesso questo è il risultato. Ma leggiamo i 20 punti del programma proposto da Luigi Di Maio. Punto primo, taglio del numero dei parlamentari. Manca un solo voto per completare la riforma, che deve essere un obiettivo di questa legislatura e tra le priorità del calendario d'aula. Punto 2. Una manovra equa. Stop all'aumento dell'IVA, salario minimo, taglio del cuneo fiscale, sburocratizzazione, famiglie, disabilità e emergenza abitativa. Punto 3. Cambio di paradigma sull'ambiente. Un'Italia 100% rinnovabile. Dobbiamo realizzare un Green New Deal che nei prossimi decenni porti l'Italia verso l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia al 100%. Tutti i piani di investimento pubblico dovranno avere al centro la tutela dell'ambiente, la questione dei cambiamenti climatici e la nascita di nuove imprese legate a questo settore. Basta con incentivi a trivelle, sì all'economia circolare e alla eco-innovazione, norme contro l'obsolescenza programmata, una legge sui rifiuti zero ed investimenti pubblici sulla mobilità sostenibile. Sapete che cos'è l'obsolescenza programmata? È quando le aziende, come ad esempio un'azienda che produce un cellulare, già programma il fine vita del cellulare, cioè fa in modo che dopo un anno e mezzo programma che il cellulare in un modo o nell'altro non è più utilizzabile, o perché si rompe un pezzo, o perché la memoria è troppo piena, o perché si rompe lo schermo perché comunque sanno che si rompe in un anno, quindi l'obsolescenza programmata è già una cosa conclamata e vietata in molti paesi del mondo. Andiamo avanti. Punto 4. Una seria legge sul conflitto di interessi e una riforma del sistema radiotelevisivo. Tra parentesi, si parla di RAI. Punto 5. Dimezzare i tempi della giustizia e riformare il metodo di elezioni del Consiglio Superiore della Magistratura. I cittadini e le imprese hanno bisogno di una giustizia efficace e veloce. Noi abbiamo pronta una riforma che porta al massimo a 4 anni i tempi per una sentenza definitiva. Per me, che vi sto parlando, 4 anni sono già fin troppi. Comunque, andiamo al punto 6. Autonomia differenziata e riforma degli enti locali. Va completato il processo di autonomia differenziata richiesta dalle regioni Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna, istituendo contemporaneamente i livelli essenziali di prestazione per tutte le altre regioni, per garantire a tutti i cittadini gli stessi livelli di qualità dei servizi. Va anche avviato un serio piano di riorganizzazione degli enti locali, abolendo gli enti inutili. Abolizione degli enti inutili, assolutamente d'accordo. Autonomia, bisogna farla bene, in modo da non fare un'Italia di serie A, un'Italia di serie B e un'Italia di serie C. Punto 7. Legalità. Cercare i grandi evasori. Lotta alle mafie e ai traffici illeciti. È necessario intervenire per tutelare i cittadini onesti, colpendo innanzitutto i grandi evasori con il carcere. D'accordissimo anche su questo? Serve una maggiore tracciabilità dei flussi finanziari e un inasprimento delle pene per i reati finanziari per contrastare i traffici illeciti delle mafie. Contrasto al fenomeno dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani, con politiche mirate dall'Unione Europea nei paesi di provenienza e transito.
oltre alla modifica del regolamento di Dublino. Modifica del regolamento di Dublino, sapete che è un'utopia irrealizzabile perché nessuno lo vuole modificare, nessun paese europeo interessa prendere migranti in maniera proporzionale, ma in nessuna maniera intende prenderli né proporzionale o non. Passiamo al punto 8, un piano straordinario di investimenti per il Sud, anche attraverso l'istituzione di una banca pubblica per gli investimenti che aiuti imprese in tutta Italia che si dedichi a colmare il divario territoriale nel nostro paese. Anche questa è qualcosa di quasi utopico perché colmare il divario tra nord e sud, se voi avete viaggiato tanto in Italia e avete presente, non so, la Lombardia e il Veneto, e avete presente alcune zone remote del sud, io l'ho girata tutta l'Italia per lavoro. Si può capire che è quasi qualcosa di utopico, ma ci si deve provare, si deve provare, è un imperativo. Punto 9, una riforma del sistema bancario. Serve separare le banche di investimenti da banche commerciali, d'accordo anche su questo. Tutela dei beni comuni. La scuola pubblica è un bene comune. Serve prima di ogni altra cosa una legge contro le classi pollaio e valorizzare la funzione dei docenti. Assolutamente d'accordo. L'acqua è un bene comune, bisogna approvare subito la legge sull'acqua pubblica, d'accordo? La nostra sanità va difesa dalle dinamiche di partito, spezzando il legame tra politica regionale e sanità, valorizzando il merito. Le nostre infrastrutture sono beni pubblici ed è per questo che va avviata la revisione delle concessioni autostradali. Io sono perfettamente d'accordo, anche se togliere la concessione autostradale ai Veneto ha un costo, se non ricordo male, di 20 miliardi di euro, una cifra spaventosa, più alta del fare la flat tax. La cittadinanza digitale va riconosciuta ad ogni cittadino italiano dalla nascita per favorire l'accesso alla partecipazione democratica all'informazione e per favorire la trasformazione tecnologica. D'accordo anche su questo. Punto 11. Politiche di genere in attuazione dei diritti costituzionali della persona, in conformità ai principi dell'Unione Europea. Superamento della disparità retributiva, conciliazione vita-lavoro. Bello anche questo punto, difficile da realizzare. Punto 12. Tutela dei minori, revisione del sistema degli affidi e delle adozioni, lotta alla dispersione scolastica e al bullismo. D'accordo anche su questo, ma bisogna vedere come si può realizzare. Punto 13. Porre fine alla vendita degli armamenti ai paesi belligeranti, incentivando i processi di riconversione industriale e maggiore tutela e valorizzazione del personale e alla difesa delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco. D'accordo anche su questo punto. Punto 14. Politiche espansive con una quota di investimenti in infrastrutture, in ambiente e in cultura da scomputare dai parametri di Maastricht. D'accordo, condivisibile anche questo punto. Punto 15. Giovani e futuro, innovazione digitale, sviluppo delle imprese e promozione delle eccellenze del Made in Italy. Semplificazione, apertura a nuove attività, fondo previdenziale integrativo pubblico. Sì, una semplificazione della parte burocratica è auspicabile, visto che in giro per il mondo, anche in paesi che non sono sviluppati come l'Italia, hanno delle procedure molto più veloci e informatizzate. In Italia siamo ancora al neolitico, nella pubblica amministrazione siamo al neolitico dell'internet. Punto 16. Ricerca, università e alta formazione artistica e musicale. Riforma dei sistemi di reclutamento e dell'accesso universitario, con ingenti investimenti per garantire pari opportunità di diritto allo studio di sviluppo e formazione su tutto il territorio nazionale. Certamente anche nell'università italiana c'è nepotismo, quindi eradicarlo è un po' difficile, ma ci si può provare anche su questo punto. Punto 17. Tutela del cittadino, del consumatore, del lavoratore, dell'utente dei servizi, il potenziamento della sicurezza sul lavoro e delle infrastrutture e della protezione delle calamità naturali, con particolare riguardo ad un testo unico per le post-emergenze e per la ricostruzione del tessuto infrastrutturale, economico e sociale. Provvedimenti volti alla tutela dei cittadini italiani all'estero e riforma dell'AIRE. Sapete che cos'è l'AIRE? È l'anagrafe italiani residenti all'estero. Sì, una riforma sarebbe anche auspicabile in questo senso. Punto 18. Riorganizzazione dei servizi sanitari e sociosanitari territoriali e riforma del percorso formativo medico, integrazione ospedale-territorio, adeguamento del FSN e l'attuazione del fascicolo sanitario elettronico nazionale contrasto al gioco d'azzardo. Punto 19. Tutela degli animali, misure per garantire il rispetto degli animali, contrasto alle violenze e al maltrattamento, tutela della biodiversità e lotta al bracconaggio. Punto
Totalmente e completamente d'accordo con questo punto. E vediamo il punto 20. Sostegno ai piani di settore, alle filiere agricole, promozione di pratiche agronomiche e culturali sostenibili a difesa del suolo. Assolutamente d'accordo. Questi punti del Movimento 5 Stelle sono dei punti concreti. Non tutti sono concreti, alcune sono dei titoli, però sono dei titoli, dei punti abbastanza concreti, sono già nel dettaglio. Mentre quelli del Partito Democratico sembrano quelli pace e amore, vogliamoci tutti bene, quelle cose da politici d'altri tempi, scaltri. Dice, cosa c'è nel tuo programma? Tutto. Ma come? C'è tutto, guarda, c'è un titolo generico, no? Pace nel mondo, e lì dentro ci può essere qualsiasi cosa, tutto e niente. Quindi Movimento 5 Stelle più concreto, Partito Democratico assolutamente fumoso. Zingaretti dice: ma io non voglio un programma con i punti, che devo stare lì a realizzarli uno dopo l'altro. Un patto generico. Coi patti generici non si va da nessuna parte, ci vuole concretezza. Magari dei 20 punti se ne realizzano 5, ma meglio realizzarne 5 che non realizzarne nessuno. Grazie per avermi ascoltato e vi rimando al prossimo video. Arrivederci.